Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò il quarto invio della collezione I caschi dei piloti Ferrari. È una sorpresa eccezionale. Nel quarto invio, con l'uscita numero 7 e 8, c'è appunto un regalo che fa Centauri a tutti coloro che hanno attivato l'abbonamento, con un casco celebrativo molto molto bello e particolare. E, nel video di qualche giorno fa abbiamo mostrato la nuova collezione, la nuova collana, le F1 Ferrari con Centauria 1.43, che partivano appunto con la Ferrari del 2020, del 1000 GP, celebrativa con la livrea del Mugello, la Tuscany GP. In quell'occasione appunto ne avevamo parlato, ma oggi, a corredo di quel video, quindi di quella particolare livrea, vedremo cosa ci regala Centauria. Partiamo subito con l'unboxing e vediamo insomma come si mostrano questi nuovi caschi. E poi appunto il casco di cui vi sto parlando, ma che sicuramente molti di voi hanno già capito di cosa si tratta. Allora, partiamo in questo in ordine. Allora, partiamo dall'uscita numero 7, con appunto il casco di Nigel Mansell, il leone d'Inghilterra. Per chi è appassionato di Formula 1 vintage anni 80 e 90, insomma, un bello spettacolo. Allora, come al solito, il classico fascicolo, la Ferrari a muso di papera, siamo nell'89, una Formula 1 che ormai non c'è più. Chiaramente ai tempi era possibile mostrare le grafiche, gli sponsor dei tabaccari, oggi non è più possibile, quindi il casco sarà assolutamente privo di decal che rimandano a quel tipo di partnership e sponsor. Che bella questa Ferrari. Per chi magari è appassionato di questo tipo, di questo mondo della Formula 1, ogni anno ricorre il Minardi Day, dove è possibile vedere queste vetture all'opera e sentire questi 10 cilindri, insomma, cantare. È davvero uno spettacolo unico. Tra l'altro, ve lo mostro dopo perché io colleziono, oltre che caschi, insomma, tutto ciò che riguarda il mondo Ferrari. Poi vi mostrerò come completare le collezioni. Questo è il casco, appunto, come presumevo, non ha le decal dei tabaccai e quindi si mostra un po' vuoto, però la freccia rossa che taglia il fondo bianco con la Union Jack, appunto, con i colori della bandiera della Gran Bretagna, beh, è un bello spettacolo. C'è sempre la fotografia sul retro a mostrare un'immagine iconica di quel periodo e di quando evidentemente questo casco è stato indossato. Passiamo all'uscita numero 8. È qui il grande, il professore, il calcolatore della Formula 1, Alan Prost. La sua avventura in Ferrari non è stata proprio felice, perché purtroppo è andata un po' maluccia come stagione. La migliore stagione si è chiusa con un secondo posto, in molti ricorderanno il botto di Suzuka quando Senna, per difendersi e quindi anche restituire la cortesia dell'anno precedente, fece un lungo alla prima curva verso destra a Suzuka, quindi tutti e due fuori, ma Senna, avendo punti in più sulla classifica finale, diventò il campione del mondo. Solito fascicolo con il cartoncino. Qui, rispetto alla vettura precedente, siamo nel 1990, anche qui insomma l'assenza delle decal Marlboro è abbastanza evidente. Anche qui il compagno di squadra fu Nigel Mansell, come nell'89, e questo era, diciamo, il botto con Senna di cui parlavo prima. Classica descrizione, bellissima. Ci fu un periodo in cui Fiat sul cofano della Ferrari non metteva lo sfondo blu, ma lasciava vedere lo sfondo rosso della livrea Ferrari, ed era insomma molto molto bella. Per gli appassionati di quel periodo di Formula 1, insomma, gli anni 90 hanno rappresentato, gli 80 e 90 hanno rappresentato davvero
insomma, poi quello che è diventato la storia nell'immaginario collettivo delle vetture. Tutte le vetture che hanno corso in quel periodo se le ricordano tutti per livree, forme, colori, insomma. È stato un bel periodo. Ecco, questo è il casco, come al solito. Un unboxing particolare. Eccolo qui. Bellissimo, bellissimo. È davvero un bel casco. Questo deve essere una Rai, se non sbaglio. Qui è più facile far venire via la teca. Presa d'aria finta, questa è. Non è vera, è dipinta, insomma, colorata. Sì, purtroppo sti caschi qui sono bellissimi, ma senza la completezza delle decal di quel periodo, purtroppo per vari motivi, varie ragioni, diventano un po' mosci, ecco. Immagino abbiate anche voi la stessa sensazione, perché vedete, sono bellissimi, però questa è la fotografia, le statistiche, e vi mostro adesso quella cosa di cui vi parlavo in precedenza. Chiaramente fa parte della mia collezione privata, non c'entra nulla con queste uscite, ma volevo mostrarvelo lo stesso perché riguarda, insomma, il mondo del diecast. Allora, questa è una Ferrari, questa è la Ferrari 641-2. Per chi conosce, insomma, questa azienda e la Biburrado, insomma, è bellissima rivederla con questo packaging molto vintage. Questa arriva direttamente da quel periodo, chiaramente comprata qualche anno dopo rispetto a quando è uscita, perché io ero piccolissimo, e c'è questo loghetto qui, questa iconcina qui delle ruote sterzanti. Era un po' una novità per il modellismo avere questo tipo di uscita. Io la conservo nella confezione originale ed è davvero bella, molto bella averla magari a corredo di questi due caschi, che anche se non sono proprio dello stesso anno, penso che l'anno di questa della 641 sia da corredare col casco di Mansell, quindi dell'89-90, non... sì, penso che sia quel periodo, dovrei controllare meglio. E passiamo adesso al grande regalo. Centauria, come dicevo, ha fatto un super regalo ai suoi fan e ai suoi abbonati. Questo è il casco dei 1000 GP Ferrari usato da Charles Leclerc al Gran Premio del Mugello del 2020. Io quel Gran Premio l'ho vissuto dalle tribune e devo dire che è davvero un bel regalo. Questo non ho atteso niente di usare il taglierino, perché per chi è appassionato vedere questo tipo di oggetto è davvero una cosa fotonica. Ecco qui, cioè, qui siamo su un altro livello proprio di grafica. Chiaramente ci sono 30 anni di differenza, lo capisco. Si possono vedere tutte queste le varie auto che hanno reso celebre il cavallino. Bellissimo. Classica statistica sul retro. Bellissimi anche gli spinotti del Lance, quindi questo rende sempre più reale, insomma, al tocco e alla vista. Ricordiamo che sono delle riproduzioni in scala, quindi sono molto piccoli i dettagli, è sempre faticoso riportarli tutti. Visiera rossa, bellissima anche la presa d'aria aerodinamica per fare un po' di carico sul casco. E adesso vi mostro a completamento, a corredo, di questa bellissima uscita, i vari modellini. Allora, questa è una Biburrago, non è una Signature, questa è quella che è uscita il 5 febbraio, quindi qualche giorno fa. E questa è quella di Charles, eccola qua. Classico numero 16, il casco è sempre lì in vista a fare capolino, quindi questo trionfo di Ferrari 1000 GP, insomma, loro merita, è una scuderia che ha fatto la storia dell'automobilismo in generale, quindi avere tutto questo, quindi, insomma, corredo di quel Gran Premio, oltre ad averlo visto dal vivo, spero che questo video, appunto, vi sia piaciuto. È stato un po' più lungo rispetto a quelli già fatti, ma magari più avanti cercheremo di allestire una rubrica dedicata, no? Vi mostro anche gli altri modellini e tutta la mia collezione, magari ne possiamo discutere, parlare, ci possiamo incontrare, vederla, magari arricchirla anche con dei pezzi che voi già avete, e che magari può essere un modo, questo tipo di rubrica, per metterci in contatto, in relazione, per parlare poi di quello che è la passione per il motorsport, che nelle varie fasi si può dimostrare anche con questo tipo di passione, insomma, la passione per il modellismo statico. Quindi se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like, è molto importante per me sapere che questo tipo di video vi piace ed è stato apprezzato, e condividete con chi ha la stessa passione. A presto, ciao!